Ben ritrovati con l'edizione pomeridiana del TGL News. Apriamo con il grave incidente avvenuto questa mattina intorno alle 11 tra settima e quarto. Due auto si sono infatti scontrate frontalmente sulla statale 45. Entrambi gli occupanti delle vetture sono rimasti incastrati, salvo poi essere estratti dalle lamiere grazie al lavoro dei vigili del fuoco. Si tratta di un uomo e di una donna, le cui condizioni sono serie, e sono stati trasportati all'ospedale di Piacenza. Il traffico ha subito anche pesanti ripercussioni. Grazie a una meticolosa attività di indagine, i carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza hanno recuperato refurtiva per 1 milione di euro. Si tratta di abbozzi in legno molto pregiati per realizzare calci di fucili e di un camion sottratti nel 2015 a un'azienda di Castel San Giovanni. Le indagini sono arrivate anche a varcare i confini nazionali e la refurtiva è stata infine recuperata presso un artigiano in Lombardia e restituita al proprietario dell'azienda, il quale ha dichiarato: "Avevamo pensato di chiudere, grazie ai carabinieri la nostra attività può proseguire". Telelibertà dedica ampio spazio agli alpini con una rubrica settimanale intitolata L'Alpino. Nella trasmissione verranno proposti servizi di attualità e rubriche che illustreranno le curiosità legate ai canti e alle tradizioni alpine. Non mancherà però lo spazio dedicato agli appuntamenti. Il progetto è stato ideato dall'ANA nazionale per far conoscere a tutti attraverso il linguaggio televisivo l'attività degli alpini. La prima puntata è prevista per questa sera alle 20:30, naturalmente, su Telelibertà. È salvo il posto di lavoro dei 3.000 lavoratori Pavimental, la società concessionaria di autostrade per l'Italia per la manutenzione della rete autostradale. Tra questi anche quello dei 15 piacentini dello stabilimento di Borghetto che erano coinvolti nella vertenza e specializzati negli interventi lungo la tratta di 120 km di asfalto della A1 tra la barriera di Melegnano e il segmento appena dopo Parma. Chiudiamo con lo sport, vigilia di campionato per le due piacentine di Serie C. Domani, infatti, alle 14:30 il Piace di Mister Franzini affronterà Algarilli Monza, mentre il Pro di Fulvio Pea se la vedrà con la Giana Erminio in trasferta. Si tratta della prima giornata del girone di ritorno. Per questa edizione è tutto, il TGL News torna come sempre alle 18, ma l'informazione continua ovviamente sul nostro sito liberta.it.